Ciao cari amici, che bello rincontrarvi in questa nuova puntata della valigia degli artisti. Sono molto contento perché oggi parliamo veramente di golosità, di cose buone, no? Perciò parleremo di questo prodotto veramente prezioso che è il cioccolato. Quante cose si possono fare col cioccolato, quante tipologie di ritratti, sculture, quant'altro. Beh, ci sono dei grandi professionisti che lavorano nel settore e fanno veramente delle cose bellissime, anzi stupefacenti. È quasi un peccato dargli un morso perché sono così belle da vedere. Vabbè, comunque niente, a breve vi presento l'ospite della puntata, è un grande maestro in questo settore, ma subito dopo la pubblicità. Cari signore, buongiorno, che dire, la promozione del giorno Paradise Coffee ti offre una mitica S12, la macchina del caffè col design di Fujaro, piccola ed estremamente performante. Con soli 39,90€ avrai la S12 nel colore che più ti piace, ovvero bianca, grigia, beige, rossa, nera ed arancione. E in più 100 capsule di caffè maestoso, dal gusto cremoso e vellutato. Perdete tempo, visitate il sito www.paradisecoffee.it oppure contattate il numero 02 95 73 29 48. Come vedete in sovra pressione, fatevi un regalo, prenotate subito la S12 e non potete più farne a meno. Paradise Coffee, e sei in pausa. Ben ritrovati cari amici della valigia. Beh, che dire, oggi è veramente una puntata molto originale, bella, anche perché ci sono dei grandi artisti che non è che fanno, diciamo, solamente delle grandi sculture su del materiale solido, ovvero marmo o quant'altro. Ci sono veramente questi pasticceri che sono dei numeri uno, che fanno dei lavori veramente eccezionali, bellissimi. Beh, io quest'oggi ho il piacere di avere veramente in puntata una persona che conosco, perché l'avrete vista nelle puntate precedenti, ha fatto una parte in questa serie TV sul sociale, ovvero La Metamorfosi della Camorra. Ho il piacere veramente di presentarvi questo personaggio perché ho scoperto veramente un grande artista, un bravissimo pasticcere che opera molto bene in questo settore, ovvero il cioccolato. Lui, pensate un po', arriva un po' dal regno del cioccolato, da lui arriva direttamente da Novi Ligure, ma come sapete il Piemonte per le nocciole, per quant'altro, è riconosciuto nel mondo, ecco, rinomato nel mondo. Bene, io ho il piacere di presentarvi quest'oggi direttamente da Novi Ligure, ovvero la pasticceria Lasagna. Signori e signori, per voi Giovanni Lasagna. Ciao Gio. Ciao. La tua telecamera è quella lì, puoi guardare. Come stai innanzitutto? Benissimo. Bene, sono molto contento di averti qui, anche perché è una puntata molto molto originale, perché tu fai dei lavori veramente molto belli, sei da parecchio tempo in questo settore, anzi adesso approfondiremo un pochettino da quando è nata questa passione per questo strepitoso prodotto, no? Che ci invidia, che tutto il mondo ama, anzi chi ha carenza d'amore dice che, dicono che bisogna mangiare, si dice che bisogna mangiare il cioccolato, io adesso non lo so, però non è che ne vado matto, però non è che lo disdegno, ecco. Allora, caro Giovanni, quando hai iniziato a fare questo lavoro, ovvero il pasticcere? Guarda, ti dirò, io ho iniziato a fare il pasticcere quando ho iniziato a camminare, praticamente. Ah. Perché c'è un discorso dietro di generazioni di pasticceria, praticamente l'attività l'ha lanciata mio nonno, che faceva già il pasticcere a Torino. E poi si è trovato Cianduia. Bene, no, dimmi. Niente, era lì per fare una società lì a Torino per acquistare la famosa pasticceria Fatis che c'è ancora adesso. E poi tra l'altro io ho visitato, sì, no? Bella, sono stato, bella, bella, molto sui due piani, molto carina, sotto il laboratorio, chiaramente. Beh. Ma lui aveva un po' il mio carattere, non se l'è sentita di affrontare questa cosa. E allora ha aperto a Novi Ligure, nella sua città d'origine, una pasticceria in centro che si chiamava allora Via Collegio, la via, adesso si chiama Via Gramsci, nel 1933.
Ah, perciò 80 anni di storia, 85 anni 85 di storia. Anni perciò di un storia. Bel applauso a questa attività veramente, Dai, 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 dai. Bene, 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 bene. Ma il tuo nonno, gli è venuta questa diciamo, idea di iniziare a lavorare il cioccolato? O è stato qualcuno, qualche parente, non so, o qualche amico che gli ha detto guarda che col cioccolato si può veramente lavorare bene, perché onestamente... Sì, no, c'è un discorso un po' più ampio, cioè mio nonno era un pasticcere già finito da giovane e poi si è messo in proprio e tra l'altro ha imparato anche molte cose dai miei bisnonni che lavoravano presso Villa Pomela e facevano le cuoche, la mia bisnonna, che è la famosa villa che ora fa ristorazione per tutto l'outlet, per i dirigenti dell'outlet e per tutti i componenti di quel settore lì. Certo. E tornando a mio nonno, era sempre lì in questo ambiente dove è cresciuto e dove i miei bisnonni lavoravano, veniva a passare anche il settembrino la regina d'Inghilterra in questo posto qui, era una villa molto famosa, no? Certo. Enorme, famosa, perché frequentata anche da molti genovesi, perché il Novese è sempre stato frequentato da genovesi, specialmente dagli anni 20, dal 1920 in avanti. Voglio farti una domanda. Tu sai come si chiamavano i baci Perugina? Come, il primo nome qual è stato? No, il bacio Perugina non è del mio... Allora, questa signora che ha inventato il bacio Perugina era il primo cioccolatino con dentro il messaggino, no? Ok? E non riuscivano a dare un nome e nacque il cazzotto, si chiamava. Tanto è vero che Benito Mussolini andò a trovare questa azienda e fece le lode per questo prodotto molto innovativo con i messaggini d'amore. Ecco, era una cosa che volevo dire. Io ho una ricerca che avevo fatto proprio su Benito Mussolini, sono menzionati come pasticceria, lasagna, Novi Ligure. Hai visto, perciò è capito. Senti, ma è vero che Novi Ligure, la regione Piemonte, è una delle regioni che fabbrica, cioè produce più cioccolato in Italia? La regione Piemonte fabbrica molto cioccolato, non solo a Novi Ligure, ma anche in altri posti, specialmente Torino. L'unica cosa buona anche della regione Piemonte è la produzione delle nocciole, le famose nocciole, certo, Piemonte, certo. IGP, perché sono commercializzate e registrate le nocciole, certo, Piemonte, no, che di differiscono qualità da altri tipi di nocciole che noi usiamo dall'epoca di mio nonno per fare il famoso bacio nostro, bacio di dama nostro, che non ha nulla a che vedere con il bacio Perugina. Perché è un biscotto. Sì, sarebbe ritornando a Villa Pomela, mio nonno l'aveva imparato la ricetta dalla mia bisnonna che faceva sta torta a base di pasta di bacio di dama, che sarebbe farina di nocciole, mandorle, e zucchero, e vaniglia. E da lì, c'è anche il burro, e da lì gli è venuta questa idea di due biscotti incollati assieme con del cioccolato fondente, è per quello che invece mio nonno ha chiamato bacio. Ah, ecco, bacio, perché si dama. Baciano due biscotti. Poi la ricetta è andata a divulgarsi un po', perché poi i dipendenti, i pasticceri, gli aiuti, poi vanno a lavorare un po' qua, un po' là, e allora la ricetta ormai si è sparsa un po', certo, in tutto il basso Piemonte. E qualche anno fa, che poi era andato sui giornali, c'era stata una grossa discussione fra Tortone e Novi Ligure per la proprietà della ricetta dei baci, che poi mio padre aveva fatto fare una riunione proprio in comune. Cioè, ma il brevetto è vostro? No. Il brevetto è un po' discusso, è parecchio discusso. E bisogna risalire a fine 800 per il brevetto. Ah, pensa, perciò... Cioè, mio nonno ha questa storia qua. Mio papà ha portato ancora le ricette di mio nonno nella valigetta, che allora usava lo zucchero pilè, che lo zucchero pilè
era venduto a blocchi. Ma pensa. E veniva poi macinato, distrutto, macinato, perché il bacio deve contenere meno umidità possibile. Sono tutti accorgimenti che fanno la differenza, sì. Poi nel produrre il prodotto, chiaramente. Poi ovviamente allora facevano anche le caramelle, i confetti, tutto a mano, forno a legna, si usava il forno a legna, si partiva dal mattino con le temperature più alte, poi con la mano, piano piano, scendendo le gradazioni, si andava a cuocere i prodotti che richiedevano una temperatura inferiore. Di cottura. Senti, chiaramente tu mi hai parlato dei baci di dama, sicuramente è il prodotto che va per la maggiore. Qual è l'altro prodotto che, diciamo, in pasticceria lasagna, in Novi Ligure, va molto? Abbiamo iniziato a produrre degli amaretti, perché lì vicino abbiamo Gavi Ligure, famosa per il vino e per gli amaretti di Gavi. Il cui produttore degli amaretti di Gavi è molto amico di mio padre, già dagli anni 60. E anche noi a Novi facevamo un amaretto simile, lo facciamo tuttora, però non ci bastava, perché è sempre un appoggio sull'amaretto di Gavi. Certo. Infatti chiamalo Gavi, chiamalo tipo Gavi. E allora ci siamo messi a studiare un amaretto un po' differente, e aggiungendo della pasta di pistacchio pura. Ah, pensa. E degli accorgimenti per renderlo morbido uguale, e abbiamo inventato questo amaretto al pistacchio. Sta avendo un enorme successo, c'è un po' di rivendita anche presso l'outlet di Serravalle Scrivia, e noi lo stiamo cercando di commercializzare, aumentiamo sempre di più le vendite di questo prodotto, che è innovativo da 15-20 anni. Bene, sono molto bello, applauso, sono molto contento. Bene. Allora, allo stato attuale, io so che tu hai portato dei capolavori, giusto? Cioè, per farci vedere a livello fotografico. Ecco, si pregherei la cara regia, se potesse gentilmente mandare in onda una carrellata di fotografie, nel frattempo commentiamo. Ecco, questo qua, raccontaci un pochettino di cosa si tratta, caro Giovanni. Questo qui è un uovo abbastanza grande, del circa 110-120 cm di altezza, che feci nel 2001-2002 per l'inaugurazione dell'outlet, nella vetrina di Versace. Loro mandarono le mail direttamente in sede a New York, di questa opera d'arte, che praticamente io riportai la stessa maglietta, che è quella che si vede sotto, che è quella vera, e la camicia, che è uguale alla cravatta che si vede sotto, che è vera, in cioccolato bianco, l'uovo sotto è fondente, ho lavorato del cioccolato bianco e ho pitturato a mano questo, completamente a mano. Beh, un capolavoro, c'è un bel applauso, grande, veramente. Questo uovo finì poi a New York, perché Santo Versace, il fratello, certo, lo mandò, me lo commissionò, e mandò quattro ragazzi che sembravano vestiti da Blues Brothers in pasticceria da me a ritirarlo, con due o tre bei libri di Versace, dei loro prodotti, con una mia dedica, viva lasagna. Ma che grande. Bene. Allora, sì, è bello, voglio dire. I veri artisti sono quelli più timidi, sono quelli che, voglio dire, stanno sempre in sordina, però hanno un nestro importante. Adesso vedremo altri lavori meravigliosi che ha fatto il nostro Giovanni Lasagna. Oh, cosa si tratta? Ma che bella! Madonna! A Novi è una Venere? È una Venere che esce da una tazza di cioccolato, sempre una tazza enorme di cioccolata. Mi venne l'idea così, d'amblè, per una manifestazione appunto del Novese, che era, si chiamava Novi Choco Day. Si svolgeva in autunno, a ottobre. Ma cos'è? Cioccolato fondente, latte? Sembra il latte? Cioccolato fondente, perché è quello più resistente, il fondente. Ah, certo. Con dei ritocchi di cioccolato al latte, la tazza in cioccolato bianco, che fa da base. Pensate. E c'è questa Venere, mi è venuto in mente di fare sta Venere che esce dalla cioccolata. Ora questa non è la foto definitiva, poi tiene in mano
una pietra con scritto, con una frase sopra. Beh, ma sei bravissimo veramente, ma sei proprio bravo, sei proprio bravo. Beh, poi chiaramente hai fatto anche degli altri capolavori. Certamente. Guarda, qua in preparazione la bicicletta di chi? Di Fausto Coppi. Perché Fausto Coppi era... è di Novi Ligure. Un applauso a questo grande campione che tutto il mondo ci ha invidiato, veramente. Tutto il mondo ci ha invidiato. Fausto Coppi e Costante Girardengo. Anche Girardengo era... Certo, di Novi. Bellissimo. Senti, ma qua in preparazione, quanti chili di cioccolato ci avete messo? Dunque, la bici finita... Ci sono voluti, pardon, ecco. La bici finita mi è venuta a pesare, senza la base, circa 27 chili. Il problema grande, che quando ho fatto quest'opera, l'ho studiata prima, è quella più difficile, più difficoltosa, per la struttura sottile ma pesante nello stesso tempo, perché ricordiamoci bene che non è un telaio in acciaio o in carbonio, è un telaio in cioccolato. Quindi, ovviamente, ma è tutto cioccolato pieno? Cioccolato pieno. Porca miseria! Quei tubi lì che formano il telaio pesano 7-8 volte di un tubolare di un telaio di una bici, parlando di acciaio, non di, certo, carbonio, perché pesano 25 pesa di volte di... Certo, la bicicletta adesso pesa 4 kg, grandissimo. Poi si vede lì anche il busto di Fausto Coppi, sì, no? Perciò hai fatto anche questa... Ho fatto questa opera qui, l'ho fatta 2 anni fa in occasione della manifestazione del Giro d'Italia, di cui una tappa arrivava proprio a Castellania, il paese di Coppi, che fra Castellania è fra Novi e Tortona. Sei molto, molto. Ecco, questa è la cosa che più mi ha affascinato, perché questo prodotto è, come vedete, una vettura della Fiat, ovvero la 500 in cioccolato. Per chi? Allora, questa vettura qui, più difficoltosa della bicicletta. Più difficoltosa la bicicletta, perché c'erano più dettagli. Qua basta dosare, voglio dire, poi lisciare, la, esatto, forma si prende da sé, no? Per chi l'ha richiesta questa 500 in cioccolato? Questa vettura qui mi è stata commissionata nel 2004 alla presentazione del lancio ufficiale della Fiat 5, della nuova Fiat 500, che era una novità assoluta all'epoca. E la feci, purtroppo, perché la presentazione fu stata fatta a luglio, la feci purtroppo in quel periodo lì, e me la commissionarono nella stessa settimana in cui poi la domenica dovevamo presentarla. Quindi 4 giorni e 4 notti di lavoro. Per un totale di chili? Qui sono 300, non è tutto cioccolato, perché sarebbe stato 2 tonnellate minimo. Certo. Per un totale comunque di 320 chili di cioccolato. Mamma, c'è un applauso, veramente strepitoso, strepitoso. Ma presumo che ci sia lo zampino di qualcuno degli agnelli qua, non so, boh. No, sì, e poi questa vettura fu, dopo la presentazione della 500, in un grande salone Fiat, fu portata a Torino, dove fecero le Olimpiadi invernali, fu calata con la gru dall'alto, perché non sapevano come farla entrare, e poi se la aggiudicò Montezemolo, che la diede in beneficenza per delle aste, di beneficenza per bambini disabili e cose. Beh, diciamo, io devo dire la verità, veramente. Ha sempre avuto un cuore Montezemolo. Ha sempre avuto un cuore. Beh, poi sei bravissimo, dai. Devo dire la verità, che è una delle puntate più curiose della Valigia degli Artisti, anche perché non mi aspettavo realmente questi capolavori. Ma sei molto bravo, veramente. Io volevo ricordarvi, cari amici, se passate da Novi Ligure, fermatevi anche solo per un caffè, per fare un omaggio magari a un amico, se siete sulla strada per Genova e quant'altro, andate a Novi Ligure e chiedete la pasticceria Lasagna, che si trova in via... Via Pietroisola 10. Via Pietroisola 10, trovate lui, chiedete di Giovanni, chiaramente, magari andate anche a nome della Valigia degli Artisti, che magari vi fa un trattamento maggiore. Se non dobbiamo girare ancora un pezzo di Ficcio. No, un pezzo di Ficcio. Allora, io so che purtroppo in quella puntata che abbiamo fatto, che abbiamo presentato questa serie TV sociale, no, capito? Che a breve la troveremo in tutte nelle TV nazionali, il caro Michele, che è ovvero il regista, ha incominciato a fare una carrellata di saluti. So che si è dimenticato di salutare un
qualcuno. Tu hai per caso... Sì, mi ha lasciato ovviamente in un afficio... Chiediamo chiaramente scusa a queste persone che sono state citate, ma l'emozione era talmente tanta perché la prima della presentazione di questa serie TV sociale che era emozionato. Perciò gli ha dato l'incarico al nostro Giovanni che ha fatto questa parte, ovvero ha fatto una parte da poliziotto infiltrato nella camorra, di salutare le persone che purtroppo non è riuscito a salutare. Prego, vai. Allora, Michele Cucciniello saluta Stefano. Se... problema che qui vuoi che leggo io? Leggili. Beh, tu perché io fortunatamente ho gli occhiali da vista. Allora, Francesco Bezzico Bozzicalupo, se non sbaglio. Sì, Bozzicalupo. Bozzicalupo e Viviana e la figlia. Enzo Segnino, giusto? Poteva scriverlo un po' meglio. Aurora Curcio, Patti Greco, Umberto Izzo, se non sbaglio, Antonella Russo, Tony Pupo, Romeo. Ha scritto un po' così. Beh, comunque, è un regista. Vabbè, un regista. Comunque Carlo De Francesco, Martina Esposito, Francesco Bettocco, se non erro, Daniela Morgillo, Andrea Baccarelli, Carlo Mancini, Antonio Fodice, se non erro, è scritto veramente un po'... Vabbè, Giodice. Facciamo un saluto a queste persone, scusate un po', ma c'è la scritta a penna e onestamente è stata una cosa un po' improvvisata. Comunque li salutiamo con tanto affetto, che sono persone che poi rivedrete in questa serie, molto, molto... Ovviamente molto in una fiction ci sono tantissimi personaggi, quindi anche... lo scusiamo, ma sì, ma voglio Michele, ma figurati, perché ma, non ma, può ricordarsi ma ci sta canzone. Voglio dire, ci sta bene. Io che dire, a questo punto mando la pubblicità, prego regia, grazie. Cari signore, buongiorno, che dire, la promozione del giorno Paradise Coffee ti offre una mitica S12, la macchina del caffè col design del Fujaro, piccola ed estremamente performante. Con soli €39,90 avrai la S12 nel colore che più ti piace, ovvero bianca, grigia, beige, rossa, nera ed arancione. E in più 100 capsule di caffè maestoso, dal gusto cremoso e vellutato. Perdete tempo, visitate il sito www.paradisecoffee.it oppure contattate il numero 0295 73 29 48. Come vedete, insomma, la pressione, fatevi un regalo. Prenotate subito la S12 e non potete più farne a meno. Paradise Coffee, e sei in pausa. Ben ritrovati cari amici della valigia. Bene, quest'oggi veramente è stata una puntata molto bella perché è stata ricca di arte, di passione, d'amore per questo prodotto meraviglioso che è il cioccolato. E niente, caro Giovanni, sono veramente felice di averti in puntata, anche perché veramente ci hai dato delle emozioni veramente uniche con questo prodotto. Io ti auguro tutto il meglio di produrre belle cose, ecco, guarda, belle quest'anno... strutture e quant'altro. Fallo perché c'hai l'ingegno, hai capito? Dimmi. Devo fare il Giro d'Italia anche quest'anno, fa una tappa a Novi Ligure. Precisamente l'arrivo è davanti alla Novi Cioccolato. Ah. La Novi. Certo, vero. Svizzero? No, Novi. No, stiamo facendo proprio una pubblicità veramente allucinante. Bene, vuoi ricordare dove ti trovi? Novi Ligure, via Pietro Isola 10, che è la zona più o meno centrale di Novi. Quindi se volete venirmi a trovare, venitemi qui. No, passate a trovarlo, veramente che non rimanete chiaramente delusi, anche perché la cortesia diciamo, e la qualità dei prodotti sono veramente di altissimo livello, di altissimo livello. Bene, caro Giovanni, io ti ringrazio, spero di rivederti presto. Tanti nuovi prodotti da degustare alla pasticceria Lasagna. Bene, che dire, la puntata degli artisti è terminata. Un saluto a tutti voi da casa e soprattutto un ringraziamento a Giovanni Lasagna. Ciao a tutti, noi ci vediamo alla prossima, ciao dalla valigia degli artisti, ciao, un abbraccio.